quattro generazioni di Aliata, principi di Villafranca e duchi di Salaparuta hanno costruito un vino realmente mitologico, perché una Sicilia che ignorava i vini da pasto o che li concepiva come vini da addizionare con alcol è uscita fuori da questa pratica assolutamente superata, quando il nostro modello principale era quello francese nell'Ottocento. Ebbene, questo miracolo gli Aliata sono riusciti a compierlo. È una domanda molto impegnativa, perché in 200 anni ne sono accadute veramente tante di cose. Innanzitutto l'Ottocento è il secolo della rivoluzione viticola e vinicola, e gli Aliata, principi di Villafranca e duchi di Salaparuta, hanno dato un contributo essenziale. Noi dobbiamo entrare nel mondo di quello che era l'enologia siciliana in quel secolo, che era rappresentata prevalentemente da due tipologie: il vino grezzo, dozzinale, molto forte, curato abbastanza male, e i vini di scuola, tra virgolette, inglese, i vini fortificati, come il Marsala. Ecco, queste due storie cominciano a viaggiare in modo quasi parallelo e a far compiere all'enologia siciliana passi avanti considerevoli. Gli Aliata si inseriscono in questo processo e per i vini da pasto hanno dato un contributo fondamentale. Non sono stati gli unici, ma sono stati certamente dei grandi protagonisti, a partire dal principe Giuseppe Aliata, al figlio Edoardo, poi al nipote Enrico e all'ultima grande straordinaria Topazia Aliata. Oggi intanto celebriamo un'enologia siciliana che è cresciuta notevolmente, grazie a una storia che non solo, ripeto, abbiamo ereditato da questa famiglia, ma da una coralità di produttori siciliani che hanno cominciato a capire che i vini da pasto sono e possono diventare ancora di più l'eccellenza dell'enologia internazionale.